amici della Soundtrack World, prima di cominciare la recensione di questo PB T3 di OK, questo power bank fantastico, il mio Xiaomi è all'83% di carica. Lo andiamo subito a mettere in carica, facciamo la recensione e poi vediamo alla fine quanto ha ricaricato. Sigla. Questo prodotto è un power bank da ben 16.000 mAh, come potete vedere qui. Supporta la ricarica rapida, infatti, che è praticamente una porta di color arancione. Questa supporta la ricarica rapida, questa non supporta la ricarica rapida. Qui abbiamo l'ingresso per la ricarica del power bank e se premiamo power potrete attivare una sorta di torcina e se lo tenete ancora premuto la torcia si spegnerà. Vi dico un attimo le tensioni di uscita per quanto riguarda le due porte USB. Per quanto riguarda quella senza ricarica rapida abbiamo 5 volte 2,4 ampere, quindi standard, mentre invece per quella da per quella che supporta il fast recharge abbiamo 5 volte 2,4 ampere ora, quindi si possono ricaricare anche terminali che non supportano la ricarica rapida. E tra l'altro io ho collegato il mio Xiaomi Redmi 3 Pro in questa porta perché ho notato che ricarica più veloce. Invece per quanto riguarda le tensioni di ricarica rapida abbiamo 9 volt 1.67 ampere ora e 12 volt 1.25 ampere ora. Nella confezione troviamo un cavettino USB micro USB che è un po' corto, ma tant'è. Non abbiamo purtroppo un indicatore, in realtà lo abbiamo ma non è così evidente, un indicatore che ci indica appunto quanta carica rimane nel power bank. Infatti non potrete capirlo se non premendo il tasto di power, che è quello che serve tra l'altro anche per accendere la torcia. Se diventerà rossa abbiamo fino al 30% di carica, se diventerà verde abbiamo fino al 70% di carica, quindi dal 30 al 70, mentre invece se diventerà bianco abbiamo dal 70% di carica al 100% di carica. Lo stesso dicasi anche quando lo stesso è in ricarica. Ricarica in parecchio tempo, ragazzi, io ci ho impiegato qualcosa come 5 ore a ricaricarlo, più o meno. È davvero molto molto lento a caricare, ma questo anche a ragione del vero che comunque tiene 16.000 mAh. Non ho notato problemi e differenze di utilizzo tra ricaricare un mio Samsung Galaxy S6 che supporta appunto la ricarica rapida con caricatore da parete e ricaricarlo con questo, quindi a prova del fatto che il prodotto è davvero costruito in maniera molto molto efficiente. Io per questa recensione credo di aver detto tutto, togliamo il mio Xiaomi Redmi 3 Pro che è praticamente all'85% di carica e quindi devo dire che ha ricaricato in maniera molto molto efficiente, perché siamo praticamente in recensione da circa 4-5 minuti scarsi, quindi devo dire che la prova l'ha superata egregiamente. Ragazzi, quando utilizzare questo power bank da 16.000 mAh? Sicuramente non è un power bank che sta nella tasca, perché è grosso, è pesante, pesa circa 350 grammi con una carica media, quindi caricato a metà pesa 350 grammi, quindi se avete un portatile, se avete una videocamera, può essere sicuramente un prodotto valido e un ottimo compagno di amicizia per ricaricare il vostro smartphone, il vostro computer, qualora necessita di un po' di carica. Vi ringrazio, al prossimo video, ciao dal Soundtrack World!